Buonasera ragazze, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video, video diverso in cui mi faccio un pochettino conoscere con questo tag. Può essere utile magari per i nuovi iscritti, per conoscere qualche dettaglio che magari non viene mai fuori, no? Attraverso i video, attraverso altre tipologie di video. Ed è un video che faccio insieme a Jennina Makeup, al quale mando un bacione grandissimo. È un onore per me fare questo video insieme a lei perché la seguo da sempre, da tantissimo tempo, e quindi sono molto contenta e direi di iniziare subito perché è un tag che si chiama Se fossi e ci sono diversi se fossi da dirvi, quindi meglio se iniziamo subito. Fossi un sapore, io qua ho gli appunti perché ho fatto i compiti come una brava bimba e tutto segnato in caso mi dimenticassi qualcosa o per non balbettare troppo durante il video è stringere, quindi se mi vedete abbassare gli occhi ho gli appuntini. Allora, se fossi un sapore sarei sicuramente, questa è una cosa un po' particolare, non so se magari ad alcune di voi capita la stessa cosa che capita a me, ma il mio sapore preferito è la crosticina della lasagna, quindi solo la parte croccante che si forma sopra la lasagna. O stessa cosa mi capita con la pasta al forno, che comunque è molto simile, ma i pezzi di pasta croccanti, quelli che rimangono sopra, per me sono il top. Se fossi una pietra ho scelto diamante perché mi piace tantissimo la forma del diamante e poi anche perché per tutto ciò che si dice sul diamante, no? Quindi un diamante per sempre, un po' magico, no? Il diamante, se vogliamo, un po' fiabesco. E quindi ho scelto questo anche per la sua durezza, si dice appunto che sia difficile da lavorare, quindi che rimane così nella sua interezza ed è molto duro come pietra. Se fosse un elemento naturale, ho fatto fatica a scegliere tra fuoco e acqua perché io dentro mi sento molto fuoco, ma amo tantissimo l'acqua, quindi alla fine ho scelto l'acqua perché è un elemento naturale che mi rilassa tantissimo. Se non ci fosse l'acqua sarei rovinata, ragazze, ve lo dico davvero. Mi rilassa tantissimo quando faccio appunto una doccia, metto la testa sotto l'acqua, proprio mi scarico dei pensieri, mi rilasso veramente veramente tanto, quindi ho scelto acqua. Se fossi musica ho scelto musica straniera perché principalmente amando molto l'inglese, l'americano, punto molto sulla musica straniera e genere pop, sì, è il mio genere preferito. Se fossi un fiore, assolutamente una bella e bianca margherita. Sì, è un fiore molto semplice, ma è un fiore che mi ispira purezza, semplicità ed è anche un po' buffo, quindi mi piace veramente tanto, non so giustificarlo più di tanto, ma è veramente il mio fiore preferito da tantissimi anni. Se fossi una pianta sarei sicuramente o un'orchidea o ancor meglio un piccolo bonsai. Io adoro i bonsai, ragazze, questi piccoli alberi giapponesi mi ispirano tanta dolcezza. Sono difficili da tenere, quindi non ne ho mai avuto uno perché non sono un pollice verde, ma se fossi una pianta molto probabilmente sarei molto combattuta tra orchidea e bonsai. Come colore, non so neanche a dirvelo, lilla, assolutamente lilla, amo questi colori molto candidi tipo la maglia che ho indosso adesso, questi rosa confetto, il lilla, insomma questi colori proprio un po' confettosi. Come giorno scelgo il venerdì, anche se al momento, essendo in dolce attesa, sono di 6 mesi, quindi sono più a casa, quindi non mi cambia particolarmente il giorno della settimana. Ovvio che comunque quando lavoravo il mio preferito era il venerdì perché il weekend non lavoravo e rimane tuttora, ho scelto tuttora il venerdì perché bene o male poi il sabato e la domenica Federico non va a scuola, quindi abbiamo più tempo per stare insieme, giocare, è un momento più di famiglia, quindi si sta di più insieme, si organizza qualcosa e sicuramente il weekend, l'attesa del weekend è la parte più bella, quindi scelgo il venerdì perché è l'ultimo giorno della settimana lavorativa, diciamo. Se fossi un mese sarei o aprile, perché infatti sono molto combattuta, o aprile perché è il mese del compleanno mio e di Riccardo, oppure dicembre perché la mia festa preferita è il Natale. Io non vedo sempre l'ora che sia il periodo natalizio, infatti ora
Già che siamo inizi novembre, inizio già a guarducchiare, aver voglia di guarducchiarmi quei film natalizi. L'altra sera ho messo una stories su Instagram in cui mi guardavo già Mamma ho perso l'aereo, tanto per farvi capire come sto messa. Quindi per me dicembre è il mese più gioioso, più festoso, è sempre stato così sin da quando ero bambina e adesso che sono grande, grazie a Dio, forse anche perché ho un bimbo, mi è rimasta un po' questa magia del Natale, quindi per me è il top il dicembre. Poi ovviamente l'aprile mi piace perché c'è questi due compleanni per noi importanti, quindi mi piace. Se fossi un animale, allora se fossi un animale mi viene spontaneo scegliere questi due animali che amo da sempre, che sono il ghepardo, la pantera, la leonessa, quindi questi animali scattanti, veloci, decisi, insomma mi piace l'animale coraggioso, l'animale tenace, l'animale che sfida l'impossibile, non so come spiegarvelo, però amo queste tre tipologie per farvi capire il genere. Se fosse un film probabilmente sarei o un film romantico o un film thriller d'azione. Ho preso come ad esempio due film per farvi capire che sono due generi opposti, è vero, però mi piacciono tantissimo entrambi, quindi per esempio PS I Love You come genere romantico, che è un film che mi ha fatto veramente versare litri e litri di lacrime e lo guarderei sempre, ma poi alla fine mi rattristo. E invece come thriller andrei su un The Call, non so se qualcuno di voi l'ha visto, bellissimo, con quell'attrice bellissima e bravissima a parer mio su questo genere di film. E insomma ce ne sono tanti altri che mi piacciono tantissimo, amo anche i film tragici, per farvi capire Armageddon, adesso ovviamente non mi viene nessun titolo, però quei film The Day After Tomorrow, sapete, quei generi sulle catastrofi ambientali, anche quelli mi piacciono molto, soprattutto se visti al cinema mi danno proprio un'emozione forte, quindi è difficile scegliere, veramente sono tanti film che mi danno emozione, sono una persona abbastanza sensibile e quindi mi emoziono molto spesso, quindi per me è difficile fare una scelta precisa. Credo che comunque tra il romantico e questi film d'azione o con tragedie ambientali scelgo questo genere più d'azione, ecco. Se fossi un libro è davvero difficile perché da quando Federico non riesco più a leggere tanto, però quando leggevo, che ero appunto più tranquilla, senza figli eccetera, andavo più sul genere fantasia, quindi Harry Potter, questo genere qua. Se fosse una stagione sarei sicuramente autunno-inverno, bene o male, lo so, dovrei scegliere autunno-inverno, però a questo punto vi dico inverno sempre per il motivo del Natale, perché è la mia festa preferita, raga, ce posso fare. Se fossi un tessuto, ma non lo so, anche perché non credo il cotone, che è quello più versatile, più indossabile, credo il cotone, il caldo cotone, ecco. Se fossi un cibo molto probabilmente direi sushi al salmone, lo so, sono italiana e ci sono un sacco di piatti meravigliosi italiani che potrei dire, però così su due piedi sarà, ragazze, che sono in astinenza da sushi e 6 mesi che non lo mangio e io sono un amante davvero del sushi e mi manca tanto il salmone crudo e quindi vi dico sushi, però so che ci sono un sacco di piatti italiani meravigliosi, lo so. Se fossi una direzione, così di getto mi viene da dire dritto, perché destra, sinistra, mi viene da dire dritto e non voltarti mai. Se fossi una città sarei sicuramente in New York, perché il mio sogno nel cassetto è visitare l'America, fare shopping in America, vedere un sacco di cose, vedere questi palazzi immensi. L'ho sempre sognato di poterla vedere, grazie ai miei genitori ho realizzato il sogno di vedere Londra quando ero un po' più ragazzina, andavo alle superiori ed è stato meraviglioso. Io e mio papà guardavamo questi posti, anche mia mamma, no? Che anche lei ha studiato lingue, quindi per lei anche visitare Londra è stato un sogno realizzato.
però è stato bellissimo e secondo me in America sarebbe ancora più da sogno, perché con tutto quello che si vede nei film, no, principalmente in America, vederlo dal vivo deve essere un'emozione fortissima, quindi sicuramente sarei New York, credo, San Francisco. Se fosse una parola per come sono io, sicuramente sceglierei amore. Amore perché amore in tutte le sue sfaccettature: l'amore per un figlio, l'amore per il prossimo, l'amore per il proprio la propria anima gemella, il proprio compagno, fidanzato, marito, l'amore per i propri genitori, per la propria famiglia d'origine, non dimenticarsi da dove si arriva. Insomma, l'amore può includere, scusate, mi sta riempiendo di calci, sto dando dei calcioni assurdi. È piaciuta anche lei la parola amore, quindi confermo, amore, amore. Va bene, va bene. Se fossi una parte del corpo, sarei sicuramente gli occhi. Scelgo gli occhi perché sono una persona molto emotiva. Esprimo molto con gli occhi, io davvero tanto. E quindi sicuramente fossi una parte del corpo, scegliere gli occhi, perché oltre a questo comunque è una parte del corpo che rispecchia molto l'anima, rispecchia quel tipo di persona, secondo me, il suo modo di essere. Io guardo tanto le persone negli occhi e secondo me gli occhi dicono davvero tanto di una persona, quindi occhi assolutamente sì. Fossi un gesto, ho scritto bacio. Bacio e anche porgere la mano come gesto, che può essere un gesto visto come aiuto, può essere un gesto come ti sono vicino, ma anche il bacio mi dice tanto. Un bacio può essere un bacio in amicizia, un bacio d'amore, un bacio che trasmette tanto affetto, perché sono comunque una persona molto dolce, quindi entrambe. Peccato, se fosse un peccato, molto probabilmente sarebbe un peccato di gola. Sarei un peccato di gola perché sono golosa. E che altro vi devo dire, ragazzi? Mi conoscete, quindi. Sì, un evento atmosferico, sarei neve perché amo la neve. Forse prima avrei scelto il vento, ma ultimamente quando c'è mi viene sempre mal di testa, quindi mi sposto sulla neve, che sin da bambina vedevo sempre come una cosa magica, una cosa wow. E se uno strumento, sarei pianoforte, e in certi contesti anche il violino mi emoziona tantissimo. Se un'emozione è una domanda sbagliata da fare a una donna in gravidanza, perché ora vi direi gioia e tristezza, perché un attimo prima sono felice e un attimo dopo piango. Sono gli ormoni, ragazze. Però in generale, ecco, leviamo un attimo il discorso gravidanza, credo gioia, perché sono comunque una persona che ride spesso, sorride, le piace far sorridere le persone che ama, quindi gioia. Un negozio, sarei un negozio di accessori. Ah, tutta la vita, ragazze, borsette, borse, zaini, braccialetti, collane, orecchini, piccole creazioni magari, sempre fatte a mano, ma appunto orecchini, queste cose qua io adoro follemente, quindi negozio accessori tutta la vita. Se fosse un indumento, bella domanda. Io ho segnato giacca, perché comunque secondo me, soprattutto d'inverno, è quella cosa che completa molto l'outfit. Secondo me senza una bella giacca ti puoi vestire quanto vuoi bene, ma quando esci sfigura. Quindi giacca, direi che se fosse un indumento sarei una bella giacca, sì, decisamente. Anche le scarpe, anche scarpe, è difficile sceglierne solo uno, però vado per la giacca. Un odore, sarei muschio bianco. Muschio bianco è una fragranza che mi accompagna da tantissimi anni, tantissimi. Lo sentì anni fa a un'amica appunto di famiglia e da lì non ho più capito niente, e ho sempre amato follemente il muschio bianco, particolarmente, perdonatemi, non ricordo il nome, ma un classico, il muschio bianco di Alissa qualcosa, Ashley, potrebbe essere Alissa Ashley,
che è quello che si trova in profumeria, altrimenti molto più economicamente ha molto anche nella linea Tesori d'Oriente, che è quello che compro io, che profuma allo stesso modo di muschio bianco. Credo che quello sia il mio must have proprio. Fossi un'opera d'arte? Difficile questa domanda, nonostante io come scuola ho studiato anche storia dell'arte, non riesco a pensare a un'opera d'arte che mi possa rispecchiare a 360 gradi. Penso che però mi lancerei, per quanto io non l'abbia mai amato fino in fondo, su qualcosa di Picasso, perché non sempre tutti sono in grado magari di interpretare. E quindi mi piace quel velo di mistero che non si, il capisco o non capisco, no? Non so se avete idea. Quindi che non tutti riescono ad arrivare a quello che io voglio comunicare con la mia opera d'arte. Un accessorio, che domande, ovviamente in bracciali, io adoro i bracciali, mi piacciono quelli personalizzabili. Spero un giorno di ricevere un bracciale Pandora, perché per me adoro i bracciali Pandora con tutti i charms personalizzabili. Prima o poi lo acquisterò, anche magari con le lettere dei miei figli, insomma mi piacerebbe tantissimo. E quindi tutta la vita bracciali, ragazze. Tra tutti gli accessori che ci sono, il bracciale è quello che mi fa star meglio, il suo rumore, il guardarli, soprattutto quelli con dei significati, tipo quelli con le frasi, tipo qua ne ho uno che ho scritto Believe in yourself, time to believe in yourself, quindi è tempo di credere in te stesso. Questo qua appunto della serie Io ti maledico, con il gufetto, con dietro scritto Una volta ero gentile con tutti, poi sono guarita. Perché è vero, sono stata tanto tanto gentile con persone che non meritavano, e quindi nella vita si cresce, si cambia e si impara ad avere rispetto per se stessi e a dire basta a certe situazioni. E quindi è una cosa che ho imparato, e quindi Riccardo mi ha regalato questo bracciale perché sapeva che per me aveva un significato molto forte. Quindi amo proprio i bracciali in tutto il loro splendore. Ragazze, questo era il video tag, spero di avervi dato modo con queste piccole curiosità di conoscermi un pochettino meglio. Mi raccomando, andate a vedere anche il video di Genina Makeup, vi lascio il link qui nell'info box. Seguitemi su Instagram, se vi va vi lascio il mio nome qui sotto e lo trovate anche qui sopra magari, e anche qui sotto nell'info box, dove potrete cliccare direttamente e aggiungermi anche su Instagram. E ovviamente lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione gigante a tutte voi, un bacino anche a Genina Makeup, e la ringrazio per questo video insieme, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!